a inserire la sua principale qualità, che è quella di grande creatore di melodie. Lucio, infatti, era autocritico con se stesso, l'ha riconosciuto dopo, dicendo che agli inizi lui in una canzone voleva metterci troppe cose. Se noi analizziamo una sua canzone, prendo ad esempio Il fiume e la città, e lì ci sono 4 o 5 potenziali altre canzoni a livello melodico. È interessantissimo questo. Ecco perché era difficile, intercettarlo, capirlo per l'ascoltatore medio, diciamo, quello che era abituato in quegli anni 60 alle facili melodie, alla rima amore cuore, tanto per usare un luogo comune. Quindi ci ha messo tanto, ma ci ha messo tanto con 4 marzo, lui ha scompaginato ancora le carte e anziché andare avanti, diciamo cavalcando quel successo e furbescamente intercettando il grande pubblico, lui ha fatto 3 dischi controversi, cioè quanto di più sperimentale potesse esserci. Assolutamente. Ma invece per la professoressa Pallottino, nel libro io leggo che lei aveva scritto questo, proprio visto che abbiamo parlato adesso di 4 marzo del 43, aveva scritto questo testo quasi per risarcire Lucio della perdita che purtroppo aveva subito del padre, no? Invece poi è diventato una canzone per la madre. Però in realtà il rapporto con la madre, il rapporto suo della signora Pallottino con la madre era un po' particolare, no? Perché la registra come una persona abbastanza invadente nella vita anche di Lucio, o comunque nella vita in generale. Sì, non mi piaceva il fatto che lei ti guardasse dalla punta dei capelli alla punta dei piedi per valutare quanto potevi essere utile per Lucio. Era tutto in funzione di quanto avresti potuto dargli. Non a caso, dopo che Lucio vinse a Sanremo, le disse: "Ben, sei contenta, Pallottino?" E io disse: "Signo, siamo contenti in due." giustamente. C'è un vecchio filmato della signora Iole, che è al diminutivo di Yolanda, addirittura lei con Lucio, come se l'avesse accompagnato da mamma che accompagna il bambino, mentre Lucio aveva già quasi 20 anni, o 18, allo Zecchino d'Oro. Si vede quindi la signora Iole, Lucio, Mago Zurlì insieme allo Zecchino d'Oro, per dire quanto appunto fosse, quanto lo controllasse, fosse in qualche modo possessiva. Si può anche capire, del resto lei era rimasta vedova e Lucio era il suo unico figlio, per cui ci Quindi sta, riversava lì non è che tutto. fosse un atteggiamento patologico, perfettamente comprensibile, normale, però era un po', per esempio, Lucio raccontava di quando sua madre lo portò da un endocrinologo. E gli fece fare una cura ormonale per farlo perché sperava che crescesse un po' di statura. Nell'età dello sviluppo Lucio non si era sviluppato verticalmente. E allora cosa successe? Però che Lucio si riempì di peli. Questi ormoni ebbero un risultato, ma non quello voluto. Ecco, quindi alla fine, quando si dice che è il troppo amore, forse Esatto. Un c'è amore stato peloso, un amore peloso. un risultato concreto. Senta, visto che abbiamo parlato prima del fatto che il gigante e la bambina poi fu ceduto a Rosalina Ceppammale, a Ron, tra l'altro non è nemmeno l'unico caso in cui Lucio ha in qualche modo ceduto un brano che invece era per lui, no? Voi vi siete dati una risposta sulle motivazioni che magari hanno portato Lucio a fare questo, a non, forse perché non sentiva, non lo so, non sentiva il pezzo, non, vi siete chiesti come mai Lucio ha preso questa decisione? Ma, per quanto mi riguarda, la sua giustificazione era: dobbiamo aiutare Rosalino, perché io dovessi aiutare Rosalino, non si capisce. Grazie.
Ok, quindi era una giustificazione un po' astratta, ecco. No, un po' concreta purtroppo. Ah, ecco. Molto. Senta, si dice anche nel libro, che per tu, cioè, si dice nel libro e è così effettivamente, per tutto questo tempo, è stato custodito un nastro, una versione inedita della ragazza e l'eremita, che poi invece fu musicata nel 94 da Branduardi, che però originariamente era cantata da Dalla. Questo è un altro di questi casi in cui magari una canzone scritta per lui in realtà poi non è andata in porto o è rimasta ferma per caso in un cassetto, questa canzone. Secondo me è rimasta ferma per caso in un cassetto perché lui stava facendo una quantità di altre cose. Non penso a una volontà, non a caso l'aveva musicata, l'aveva cantata. Quindi, insomma, la volontà di farla forse ci sarebbe stata, insomma. Sì, tanto è vero che c'è un provino, quello che ho ascoltato io grazie al ritrovamento di questa audiocassetta custodita da Paola Pallottino, non è neanche un provino, è un'esecuzione fatta in casa, pianoforte e voce, registrata alla bell'e meglio con un registratore comune, per cui serviva così solo per mettere insieme testo e musica e far vedere cosa ne era uscito. Poi Lucio andò in sala di incisione. Fece un provino, vero e proprio, quindi non una esecuzione definitiva, però un provino che penso che sia più che ascoltabile, ecco, e quindi pubblicabile discograficamente. Prima o poi uscirà. Ce l'auguriamo tutti. Senti, un'altra domanda a entrambi, insomma, il libro si chiude con uno scritto di Lucio, in cui emerge proprio tutta la sua poetica, forse anche un po' del suo smarrimento perenne, no? Cioè, essere tutto e non essere niente allo stesso tempo. Ma era questo che si percepiva standogli accanto? Cioè, si percepiva questo suo smarrimento o magari era solo una sensazione che teneva per sé? Io questo smarrimento, quello che lei definisce smarrimento, in realtà tutti gli artisti hanno, si possono leggere da varie angolazioni. Lucio era un artista, era un grande artista, aveva già avuto una serie di cose dalla vita che, però, secondo me, io insisto a dire. Si è sempre conquistato da solo, secondo un istinto, di quello, e anche i miti che lui poteva avere, relativamente al successo, secondo me sono cambiati nel tempo, passavano gli anni, le stagioni, certe cose avevano più successo, certe cose meno. Infatti, come diceva Massimo prima, non ci si spiega perché poi lui non abbia seguito certe linee a favore di certe altre, a un certo punto Roversi, diciamo l'entrata in scena di Roversi, con il quale lui ha fatto, secondo me, delle cose stupende. Nuvolari a me ancora mi emoziona sempre quando lo sento, eccetera. È stata una cosa che è entrata all'improvviso, nel senso che Cremonini a tutti i costi gli ha voluto far conoscere Roversi, li ha fatti incontrare, ha fatto in modo che lavorassero insieme. Probabilmente se non fosse intervenuto Renzo Cremonini, Lucio non avrebbe mai conosciuto Roversi, perché non è che poi da Roversi, e poi era grande intellettuale, una splendida persona, sarebbe andato da Dalla e viceversa. Per cui sono gli accadimenti della vita. È ovvio che qualsiasi brano autobiografico di un artista così consente più letture, è ricco di cose come era per Lucio che comunque era un grande artista. Assolutamente.
Un'altra cosa, se in questo album, sì, in questo album, scusate, in questo libro, che tra l'altro potrebbe essere un album perché parla di canzoni alla Eh fine, sì, no? facciamolo quest'album delle canzoni a cui avevo tanto sognato, ossia, il mio sogno era di avere un disco, questo poi l'ho avvertito dopo, quando lui ha cominciato a fare dei dischi con Roverso, ho detto, ma cavolo, poteva fare un disco tutto nostro invece di... Praticamente è già fatto perché già cioè, c'è già la scaletta, insomma, già, è già composto questo album. Si Sulla tratta copertina dell'home plane di Anidride Solforosa, sotto il disegno c'è scritto 10 canzoni di Lucio Dalla su testi di Roberto Roversi. Sarebbe bello fare 9 canzoni di Lucio Dalla su testi di Paola Pallottino in questo Massimo, sì, ipotetico. dai, facciamoci, se facciamo dire. Sarebbe bellissimo, e tra In l'altro que con le illustrazioni anche della Di signora, Paola Pallottino, le ovviamente. illustrazioni le farebbe Paola Pallottino. Sarebbe già un pacchetto completo, Eh insomma. sì, eh sì. Quindi assolutamente. Senta, una domanda, questa ve la faccio, che sfocia un po' nell'attualità, visto che abbiamo parlato tanto di censura, no? Di quello che avveniva, insomma, nell'ambito di Sanremo. Ora c'è un. Mi sbaglio, c'è un ritorno, questo politically corretto a tutti i costi, forse ci sta un po' portando indietro ai momenti delle censure di ogni parola, di ogni cosa, o forse è solo un'impressione mia. No, risposta di Massimo perché io non so niente di quello che sta succedendo adesso, per cui no, veramente non potrei In rispondere. generale, visto che comunque ogni parola adesso viene pesata perché non si può più dire quello, perché altrimenti Cioè, è... i sordi sono diventati non udenti, Esatto, ogni cosa va i misurata per ciechi. paura. E beh, si sta esagerando. Sì, il politicamente corretto è evidentemente una stortura, Una iattura. è una iattura anche, e si finisce anche col sortire delle vere e proprie ridicolaggini, per cui, come sempre, le reazioni a volte sono peggiori delle azioni. Eh sì, si rischia forse di fare, insomma, invece che di emanciparsi, di tornare Ma indietro, sì, in ma questo sì. senso. E... Leggevo stamattina, ma forse qui è una cosa anche anti-italiana, che in Francia la direttrice di un museo intitolato a Luigi XIV ha tolto il numero romano Perché? 14, no? Perché dicendo perché così è più comprensibile alla gente. È uno di quei casi, diciamo, in qualche modo assimilabile al political correct, no? Certo. E questa si imbocca l'autostrada verso l'ignoranza e la stupidità. È vero, condivido. Sentite, un'altra, l'ultima domanda, poi vi lascio andare. Quando, dopo, al libro fatto, diciamo così, magari anche, o magari anche mentre si stava componendo, c'è qualcosa che vi ha stupito per come è venuto fuori o per come una testimonianza che magari qualche cosa che non vi aspettavate di ritrovare facendo proprio raccontando questa storia? Ah, risponde Massimo perché il libro l'ha fatto lui. Ma guarda, una testimonianza che mi è molto piaciuto inserire è l'unica extra musicale, cioè quella di padre Bernardo Boschi, che è stato il padre spirituale, insomma, possiamo dire di Lucio, ma fin da quando Lucio era ragazzo. Questa tendenza dà conto di come Lucio fosse sempre stato anche ossessionato dall'aspetto religioso, da come essere, diciamo, bravi ragazzi,
Infatti, c'è un particolare curioso. A un certo momento padre Bernardo dice a Lucio: "Senti, io e te ci conosciamo troppo bene. Tu non puoi venire a confessarti da me, a fare la... Già parliamo tutti i giorni, eccetera. Poi se vieni anche a confessarti, insomma, non funziona. Ti do io il nome di un altro domenicano dove andare." Dopo un po' Lucio va da padre Bernardo e gli dice: "Bernardo, ma sai che avevi proprio ragione. Quello da cui quello che mi hai consigliato mi ha detto: se fai così vai in paradiso, se fai così vai all'inferno. Adesso è tutto chiaro, no?" Ecco. E quindi ecco questo. Lucio era, perché Lucio era anche, essendo molto terreno, era anche un discreto peccatore dal punto di vista della dottrina cattolica, per cui aveva sempre bisogno di redimersi. Mi piace ricordare che nell'album Canzoni ci sono due ghost track alla fine del disco. Una è un rifacimento di Disperato Erotico Stomp e l'altra, a seguire, e quindi a chiudere l'album significativamente, è una registrazione che lui fece in San Domenico di frate Alessandro Banti, di Vieni Spirito di Cristo, che è un canto religioso, un canto che si fa in chiesa, eccetera. Dopo Disperato Erotico Stomp volle metterci questo, secondo me è emblematico. Assolutamente sì. Bene, io forse per me ci starei tutto il giorno, ma vi lascio andare, vi ringrazio, anzi vi scuso perché la connessione non so se è sempre stata perfetta. Io qualche volta vi ho visto un po' Sì, è vero, sì, un paio di volte, sono sì. apparsi anche dei segnali ogni tanto. Preoccupanti. Quindi, comunque, vi ringrazio. Se poi vedrò se mandare il video in versione integrale o magari integrale con delle scritture. E grazie davvero per questa testimonianza, per questo libro che è bellissimo. E aspettiamo Concordo. l'album a questo punto. Sarebbe bello. Ci sono degli anniversari italiani prossimi, i 10 anni della morte l'anno prossimo, gli 80 anni di Lucio nel 2023. Chissà. Quindi potrebbe esserci questa occasione, insomma, ce l'auguriamo. No, Va ma bene. c'è poco da augurarselo, bisogna suggerirlo ai discografici. Eh sì. Vedremo. Intanto noi lo segnaliamo e poi spargiamo la voce, così magari Facciamo la voce. spargiamo la Grazie Carlo, voce. Grazie arrivederci. davvero, grazie, arrivederci. Grazie, ciao, grazie.